Gli Stati Uniti d'Europa al momento sono 5. Italia Viva di Renzi, Più Europa di Emma Bonino, i Lib Dem di Andrea Marcucci, il Partito Socialista di Enzo Maraio e un movimento di nome Volt. Sono le sigle che dovrebbero confluire in un unico simbolo alle prossime europee. Una specie di lista di scopo, come la definisce Emma Bonino. In sostanza, un modo per tentare la scalata al Monte Quorum del 4% e poi andare ognuno per la sua strada. Ma l'accordo, come quasi d'obbligo nel litigiosissimo centro, è già in discussione. La notizia dell'adesione di Nuova Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro, ex presidente della regione in Sicilia, condannato in via definitiva a 7 anni per favoreggiamento a esponenti di Cosa Nostra e accreditato nell'isola di un pacchetto di 50.000 voti, è stata subito smentita dai renziani. Ma un giornale ha rivelato che al suo posto verrebbe comunque candidato il genero Marco Zambuto. Tanto è bastato a Pizzarotti, ex grillino, oggi presidente di Più Europa, per scrivere indignato a Emma Bonino che lui non ci sta. La Bonino gli ha risposto allora di andarsene con Calenda, se gli piace di più. E già, perché in questa lite c'è un terzo incomodo, il capo di Azione appunto, il quale, pur di non sedersi con Renzi, ha rinunciato a partecipare alla lista di scopo e proverà da solo il test del 4%. Più tranquilla la navigazione nell'altra parte del centro, quella che sta nel centrodestra, dove Forza Italia, che appena qualche mese fa era data per spacciata, dopo la scomparsa del fondatore Berlusconi, è accreditata oggi di una percentuale superiore all'8% e di un possibile sorpasso della Lega. Tajani, l'unico iscritto tra i leader italiani al partito di maggioranza in Europa, e cioè i popolari, aveva rifiutato le proposte di Cuffaro, ma sta cercando di attrarre sotto il suo simbolo altri spezzoni ex-democristiani, in particolare noi moderati di Lupi.